semaforo questa sera. Non dovrebbe dipendere dalla crisi o dalla ricchezza. Il valore della vita viene prima di ogni cosa. Il valore della vita va difeso per quello che è, e sono convinto però che la scarsa difesa di questo valore ha portato, qualunque sia il momento storico dal quale viviamo, attenzione, una scarsa sensibilità per quello che è il bene primario della nostra esistenza. Io non credo che paesi ricchi abbiano più rispetto per la vita di quanto non ne abbiano i poveri. I poveri sanno però, purtroppo per loro, che quel poco che possono difendere è il fatto di essere vivi, e loro ancora per questo sono ancora più attaccati a questo valore. Il valore della vita è un valore universale, non conosce bandiere, non conosce carte di credito, non dovrebbe conoscerlo. Spesso è un valore messo in crisi da chi ha denaro. Io amo i poveri perché amano la vita più di quanto non la buttino via i ricchi, francamente. Questa è la cosa che mi sembra sia da sottolineare. Facciamo un altro salto. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Io penso che sono innamorato di lei. Fortunato! Questa è la danza, questa serata italiana. Ecco le mani. Se non state accorti, anche al futuro son destinato, poiché da molti imitato. Non è la mancanza di denari il mal che mi attanaglia, a voi l'arguzia di capir in qual miseria sono imprigionato, ahimè, povero disgraziato. Non amo l'orgoglio e faccio quel che voglio, onori e valori di tanti anni fa non fan parte della mia eredità. Non è difficile capire perché io sto qui a rappresentare. È vero, sono nobile da sempre, da tutti riconosciuto e stimato, ma non per questo da tutti imitato. Ciò che dà gusto al mio casato non sono i natali o quel che io possiedo in denari, terreni, proprietà. Son ben altri i miei valori: famiglia, amicizia, risparmio, cultura, onestà, generosità, ovvero tutto ciò che sembra non essere più di moda nella nostra società, dove spesso prevalgono superficialità, egoismo e furbizia a volontà. Basta ora con le presentazioni, ci distolgono nei nostri ben più impegnati problemi. A proposito, vediamo quali sono le novità di oggi. Spreco di energia elettrica, del telefono, del gas, che arrivano sempre tutti in giro. E non ti fanno più via piedi. Ti sei accorta che sono per te? Ci vuole uno stipendio! Dagli occhi ci devo, figlio maschio! Quello senza polifosfati? No, perché no? Faccio una bruschetta per capirci. Non piccolo per giusto, bagnetta all'acqua, una croce d'unghio, un promotorino e un piccolo ridere. E vedrai che è meglio del prosciutto senza polifosfati. E ricordati, figlio mio, la fame è segno di salute. Ma... sono demoralizzata, ho presentato via internet il mio curriculum, ma nessuno mi ha interpellata, anche per un solo colloquio.
figlia mia, insisti, non ti preoccupare, uscirà qualcosa. Mamma, sono stanca, mi sento di peso sul vostro bilancio economico. Ho bisogno di indipendenza, le mie amiche indossano capi firmati e anche io ne vorrei qualcuno. E io pago! E meno me lo casseggio per la pensando a nonno! Senti, tu amastringi la cinta, tutto quanto! Gli 800 euro guadagno al mese! Anzi, ora vi do la prima notizia! Rischio la cassa integrazione! Dammi tutta la ricoletta, mamma e figlio, sono una mamma andraia, sta bella famiglia. Voglio lavorare per poter anche trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei tra tante cose le più belle che mi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità, su un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza chiacchierare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter anche trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei ma tante cose le più belle che vuoi tu. Si vivono momenti di difficoltà. Stiamo assistendo al fallimento continuo di aziende, alla chiusura di fabbriche, al dilagare la disoccupazione. Mamma, voglio farti vedere il disegno che ho fatto a scuola. E poi però voglio parlarti di un mio amico che mi ha fatto un dispetto. Sì, sì, caro, dopo, più tardi. Adesso devo andare dall'estetista e poi devo andare in palestra. A proposito, occupati tu della nonna e chiedi se ha bisogno di qualcosa. Più che di qualcosa, la nonna ha bisogno di... guadagno. In tempo di crisi chi risparmia non sbaglia. Oggi tutto costa di più e l'euro va sempre più giù. Perché non incominciate a fare un po' di povering? Ma papà, cos'è il povering? È un nuovo sport. Di che cosa si tratta? Si tratta di fare i salti mortali per arrivare a fine mese. Allora lo pratichiamo già questo nuovo sport. E non siamo l'unica famiglia a praticarlo. Per quanto mi riguarda, domani andrò a Logonia. Spero di trovare Doce Curie, Doce Mamare, Pupit Re e Doce Amadoce. E fanno bene alla salute della mia figlia mia. Bene, piacere. Sempre con questo interrogatorio di terzo grado. Fatemi cominciare, non lo so quanto mi vuole dare. E poi il guadagno non mi interessa, perché devo dare un senso alla mia vita e imparare un mestiere. Come dice la nonna Carmela, io vengo a mangiare, con me non c'è che affatta, tu non c'è sapita, no, non mi preoccupiamo. Io vengo a mangiare, con me non c'è che affatta. Ma voi poco curite, voi preghi non gridate.
Grazie.